all'interno della Proloco l'esigenza di cominciare a parlare, ma soprattutto di fare programmazione turistica. Per il momento parliamo delle terre di Sasso Corvaro, noi siamo Proloco di Sasso Corvaro e quindi ci riferiamo al nostro comune per il momento. Chiaramente il tutto andrà impostato per poi parlare di terre del Montefeltro, per allargare questa idea a tutti i comuni limitrofi, a tutte le Proloco limitrofe, per vedere di fare qualcosa di un pochettino più interessante. Non forse non tutti sanno che all'interno dello statuto della Proloco è proprio previsto sia come soggetto sia come anche scopo della Proloco quello di fare promozione turistica del territorio oltre che promozione culturale. Quindi per noi è molto importante cominciare a lavorare in maniera seria su quello che è la promozione turistica. Il nostro territorio ha delle eccellenze non indifferenti, a partire da musei, da case, da borghi storici, non da un borgo ma da tanti borghi storici, dal lago, dall'ambiente e non meno quello che riguarda l'enogastronomia, quindi prodotti enogastronomici di un certo livello, di una certa importanza ed anche altre cose che girano all'interno del comune stesso. Quindi da qui siamo partiti, da qui vogliamo incominciare a gettare le basi per incominciare a fare in maniera seria un discorso di programmazione. Non interessa solo il piccolo o la singola coppia che viene a visitare i nostri luoghi, ma incominci ad interessare le masse. È proprio per questo che abbiamo parlato poi con Andrea, con Aromatico, che abbiamo conosciuto qualche mese fa qui alla Rocca in un convegno su Ottaviano Baldini e poi successivamente nella presentazione di un suo libro sulla flagellazione di Piero della Francesca. Nel parlare ci siamo resi conto che le sue idee collimavano con le nostre, ci siamo resi conto che forse aveva quel quid in più che serviva a noi per partire e per iniziare questa, chiamiamola, non avventura ma qualcosa veramente di concreto, non voglio parlare di cose astratte. Io qui a questo punto mi fermo perché Aromatico non ha presentato neanche lui quelle che sono le sue idee, quindi questa sera ci presenterà quello che noi gli abbiamo chiesto di fare, dandogli carta bianca su tutto. Per chi non lo conoscesse, Andrea, che è seduto qui sotto di me, è un storico dell'arte, scrittore, giornalista, sceneggiatore, ha lavorato in vari programmi RAI, e quello che in questo caso è molto importante, segue l'immagine e il marketing di aziende molto importanti, tra cui ad esempio la Benelli Armi. Quindi parlando di immagine di un'azienda, incominciamo ad avvicinarsi molto a quello che deve essere l'immagine del nostro territorio, è l'immagine che noi vogliamo dare al di fuori di questo territorio per attirare più gente possibile. Tutto qua. Un saluto, un ringraziamento di nuovo a tutti e passo la parola ad Andrea. Grazie Roberto, grazie a tutti. Mi sentite bene con questa affare qua? Sì? Già lo odio perché mi fa l'orecchia svelta, ma ancora peggio di quello che sono il mio. Ma comunque va bene così. Intanto veramente vi ringrazio, non mi aspettavo tutta la gente che è arrivata, questo è, ci permette di partire subito alla stragrande, cioè dimostra che siamo in un pienissimo terreno fertile, dimostra che abbiamo quello che è l'ingrediente fondamentale per un territorio per poter cominciare a sperare di rilanciarsi, cioè del materiale umano, abbiate pazienza, usiamo dei termini da marketing perché come ha detto Roberto stiamo parlando di un'idea, di una visione che nasce da una visione di marketing e quindi bisogna usare linguaggi specifici. Parlavamo appunto di materiale umano ed è la base per poter sperare di fare qualsiasi cosa, perché bisogna capire uno dei grandi problemi che si hanno soprattutto in questo periodo di sfiducia, di crisi economica, di crisi di tante cose, ed è la mancanza di coesione fra le persone, la mancanza di visione, la mancanza di unità. Il primo grande danno che crea sempre una crisi strutturale è quella della fuga nell'individualismo, nella fuga in se stessi, nella fuga, nella chiusura nei propri interessi, nel particolare. E questo è quanto di più nefando ci possa essere in un progetto come questo, che come vedrete sarà un progetto che senza un'idea di humanitas condivisa e di co-working, cioè di lavorare assieme a quello che ci si propone, è un'utopia soltanto pensare di poterlo incominciare.
parto subito entrando direttamente nel dunque. I ragazzi della Prolope, le ragazze, le signore, i signori mi hanno chiamato per cercare di dare una mano per quello che posso, e modestamente io non ho fatto nient'altro che fare quello che è il mio lavoro. Sono stato definito in tanti modi, ma fondamentalmente io quello che faccio di mestiere è il moderno cantastorie, e a raccontare delle storie vuol dire fare delle sintesi di tante idee complesse che ci sono e che non sono quasi mai oggetto soltanto del pensiero di una persona, di quello che poi viene ad essere l'autore, ma è la sintesi per l'appunto del pensiero, di processi sentimentali, onirici, immaginativi, etici di tante persone che sono state attorno a me alla creazione di questo percorso. Quindi io ve lo dico apertis verbis, loro non sanno come io l'ho concepito. Ecco l'autore, il discorso di storytelling, come lo veniamo a proporre alla cittadinanza di Sasso Corvara e all'amministrazione di Sasso Corvara. Ma gli autori di questo progetto, assieme a me, sono stati tutti i ragazzi della Prolopo, perché per questi mesi, con una passione infinita, in riunioni, in serate, in cene, in passeggiate, hanno cercato di creare qualcosa di importante, con tutto l'amore che potevano mettere nei confronti della loro città. Simbolo, dice Gildardo, messo alla rovescia, ma questo è. Cominciamo a leggere le parole che sono importanti. Idee in corsa, tra virgolette, per un rilancio del turismo culturale in chiave soprattutto economica. Bando alle ciance e agli infingimenti. Noi siamo qui per cercare di studiare qualcosa che possa servire in un momento come questo di rilancio culturale e quindi economico, utilizzando soprattutto gli asset culturali che abbiamo per rilanciare l'economia di questi territori. Che è inutile nascondersi dietro un dito. Assieme a tutta l'Italia, assieme a buona parte d'Europa, assieme a tutta la nostra regione, hanno subito quello che tecnicamente si chiama un downgrade della qualità della vita. Oggi c'è poco da fare, le risorse sono di meno, ci sono meno speranze, c'è meno futuro, soprattutto per quello che è la cosa poi più importante che c'è per un essere umano adulto, cioè la possibilità di lavoro. Andiamo avanti. Mi puoi girare, Paolo, mi girerà le slide, per cortesia. L'idea della cosa in corsa è perché, appunto, stiamo camminando velocemente su questa... Ci sei, va? No, sei andato troppo avanti. Come sempre corre. E da cosa partiamo? Ci siamo divertiti anche andare in giro per il territorio per conoscerlo un po' meglio. Abbiamo scattato delle fotografie, tante ne vedrete che sono originali. E già Roberto mi ha un po' anticipato. Sasso Corvara sarà il progetto pilota. Deve essere il progetto pilota. Deve essere il laboratorio, tra virgolette, per qualcosa di un pochettino più grande. E questo qualcosa di un pochettino più grande è un'unità territoriale che abbiamo chiamato e che si chiama Montefeltro, che è un errore, a mio modestissimo parere, tecnico, divide con un fiume il di qua e il di là, ma è uno sbaglio catastrofico, perché Montefeltro per me, da storico, qui faccio un altro dei miei volti, erano le terre che storicamente appartenevano al Ducato d'Urbino. Cioè, quando io parlo di Montefeltro, intendo una terra che va da Senigallia fino quasi al confine di Rimini, fino a tutto l'Eugubino. Mi sono spiegato? Andiamo avanti, grazie. E infatti vediamo quello che accennava Roberto. E ho preso questa, che l'ho trovata nella piazzetta vicino qui alla Rocca e sotto dove c'era scritto municipio, ma non c'è più il municipio, vero sindaco? Adesso è da un'altra parte il municipio, e il comune da un'altra parte. E c'è questa cosa qui. E non voglio fare il maestrino, ma quello che noi vediamo da un punto di vista di marketing turistico con questa cosa già è un piccolo errore che non va fatto minimamente. Perché questo nasce da un atto d'amore, una cosa fatta in questi termini, ci racconta un po' quello che è un territorio, in quelle che sono le sue eccellenze, Sasso Corvara con la Rocca, poi Mercatale, poi abbiamo Valle Avellana, quelle che sono le realtà limitrofe, una più bella dell'altra, ma c'è un piccolo problema. Avete scelto, non so chi l'ha fatto, illeggibile. Avete fatto una cosa che esclusivamente per qualcuno che ha una capacità di lettura delle cose è fruibile. Un turista, dovete imparare a fare le cose, non può leggere una roba che è complessa. Chi viene qui dovete capire che lo dovete accogliere. E dovremmo utilizzare una politica dell'accoglienza a 360 gradi, semplificando. Molte volte le cose che ci possono sembrare belle ma non sono semplici e utilizzabili, lo vediamo anche nella nostra vita di tutti i giorni, le lasciamo da qualche parte. Spesso ci troviamo magari a bere dallo stesso bicchiere che ci piace di più, che non abbiamo, invece di usare il servizio di cristallo che lo teniamo in un cantone. La stessa identica cosa la fa un turista quando va in un territorio. Va accolto con la semplicità. Non vuole avere problemi.
bisogna semplificargli la vita. Questo è un pannello che artisticamente può essere anche, anche molto carino, anche pregevole. Purtroppo c'è un problema grosso come una casa. Faccio un esempio per far vedere come è fatto. Non sono indicate le principali strade, non c'è scritto dove uno può dormire o cosa mangiare, e oltretutto è difficilissimo proprio da leggere. Della serie, se uno non è nato qua, probabilmente non sa neanche di che cosa sta parlando e che cosa sta guardando. Gli dà un'occhiata, lo vede come un'opera d'arte, ma non come uno strumento per potersi orientare sul territorio. Possiamo andare avanti, grazie. Ed ecco quelli che sono stati i protagonisti, li ho voluti citare dall'inizio. Noi ci siamo qui, ci troviamo qui, e per i ragazzi della Provoca di Sasso Corvaro, qui andiamo veloci, credono maledettamente in una maniera viscerale in quello che sono le potenzialità di questo territorio. Ci credono loro, e la cosa che mi ha portato a seguirli è stato vedere questa straordinaria passione, perché non l'ho trovata, e questo ve lo posso dire, da nessun'altra parte. Io in nessun altro posto dove mi sono trovato a fare consulente per comuni, anche per certe aziende, che oltretutto di fatturati ci campano, raramente mi è capitato di vedere una passione così viscerale per quello che è il loro luogo e quello che stanno facendo. Tanto che avreste dovuto esserci a qualche riunione, si accapigliano, litigano, ci tengono da matti, come di qualcosa che, ecco, è veramente importante. Quindi a questo punto credo che deludere la gente così appassionata sia una cosa da pazzi. Andiamo avanti, grazie Babbo. Ed ecco come sarà concepita la struttura del progetto. Ve lo dico subito, parlavamo di semplificazione. Semplificazione. Questo lo sapete tutti che cos'è. Tutti oggi lo operate. È diventato un oggetto che avete in ogni casa, nelle vostre tasche, probabilmente in qualche cassetto ce n'è qualcuno che ancora funziona, ma non era l'ultimo modello, l'avete cambiato. È un normalissimo smartphone, non stiamo facendo la pubblicità a nessuno, questo credo che sia l'iPhone 6, se non sbaglio. Perché ragione abbiamo dato questa struttura di progetto? Proprio perché vogliamo essere semplici. È inutile nasconderci dietro un dito e andare a pensare che Sasso Corvaro e queste terre come progetto pilota possano andare a competere con le ricchezze che per esempio stanno dentro a Firenze o stanno dentro una città come può essere Venezia o la complessità di una metropoli come Roma, stratificate in moltissimi livelli. Noi per partire con un progetto pilota, essere comprensivi, essere aggressivi su quello che sarà un mercato, abbiamo una necessità che è quella che vi ho detto prima, semplificare estremamente. Diventare comprensibili, sfruttare quelle che sono delle eccellenze e su quelle battere. Ed ecco che quindi mi sono permesso di specificare questo percorso iniziale, questo percorso che andremo ad affrontare attraverso delle icone. Uno smartphone, un qualsiasi telefono, qualsiasi nostro computer che utilizziamo, sia che usiamo un sistema operativo Mac piuttosto che Android o cosa vogliamo, funzionano tutti per icone, per semplificazione, d'accordo? Andiamo avanti. Quali sono le icone su cui io penso, attraverso delle indagini di marketing che sono state fatte, sono quelle che spostano le masse turistiche, quella che hanno la capacità di catalizzare quelli che sono dei macro interessi che in questo momento spostano le persone. Spostano le persone e fanno comprare prodotti, fanno spendere soldi, mettono in campo delle energie importanti. Qui noi le abbiamo, e vi dico quali sono quelle su cui io ho deciso di suggerirvi di puntare. Vi sto suggerendo di puntare su queste icone, per quello che sarà un processo e un progresso organico volto a non disperdere energie, ma anzi a valorizzarle. Un'icona è qualcosa, è un'immagine dietro la quale si nascondono tante altre immagini. È una raccolta di idee, di pensieri in un unico simbolo. In questo caso le icone su cui vi suggerisco decisamente di puntare sono Ottaviano Ubaldini della Carda, poi vedremo perché. San Valentino, il territorio, la rocca come arca dell'arte, contenitore. Ecco. Queste icone sono quelle che caratterizzeranno il nostro iPhone, mi sono divertito a chiamarlo così, per parlare e per chiamare il mondo e dirgli: ragazzi, siamo a Sasso Corvaro, abbiamo delle cose straordinarie, venite a visitarci. Puoi andare avanti, grazie. L'icona di Ottaviano Ubaldini. Chi è venuto qui al convegno che abbiamo organizzato quest'estate, dove mi invitò Ernesto Paleani, e che quello che poi è venuto alla presentazione del libro sulla flagellazione,
ha cominciato a sapere chi è. Tanti di voi di Sasso Corvallo lo sapete, o quantomeno ne avete sentito sicuramente parlare. Questa è la Rocca Ubaldinesca di Sasso Corvallo. Noi siamo dentro la Rocca di Ottaviano Ubaldini della Carta. Questo era uno dei luoghi di elezione da cui il conte di Mercatello e Sasso Corvallo esercitava il suo potere. Piccolo problema, chi era il conte Ottaviano Ubaldini della Carta? Davvero non lo sapeva nessuno fino a poco tempo fa. Adesso lo sappiamo. Era il fratello segreto del duca Federico da Montefeltro, che Montefeltro non era, erano Ubaldini della Carta con Ottaviano. Ed era soprattutto interessante perché è stato il più grande mago del Rinascimento, il più grande astrologo del Rinascimento, il più grande alchimista del suo tempo. Quindi Ottaviano Ubaldini della Carta ci rappresenta tre cose. Magia, con tutto quello che può voler dire, sia in termini ludici che in termini aulici. La magia naturalis, con Marsilio Ficino e l'Accademia di Careggi, era la protomedicina, la protofilosofia del tempo. Altrettanto magia, possiamo utilizzarla declinandola in termini turistici e spettacolari per catalizzare l'attenzione anche dei bambini, perché no? Per catalizzare l'attenzione di persone che sono appassionate di un diverso filosofare, come altrettanto tutto quello che poi possiamo chiamare mistero e rinascimento segreto. Questi macro temi sono tutti temi che sono raccolti dentro l'icona, dentro la mega app che poi può diventare Ottaviano Ubaldini della Carta. Andiamo avanti. E quindi che cos'è il discorso che io mi suggerisco di pensare e con cui già accennavo vagamente quei ragazzi della prologo di Sasso Corvallo, è quello di cominciare a denotare questa rocca piano piano, col tempo, ci vorranno non mesi, probabilmente qualche anno, per arrivare a fare questo tipo di caratterizzazione come uno dei luoghi di elezione a livello nazionale della magia e del mistero, quindi una di quelle che vengono definite da Fulcanelli nel suo Le Demeure Philosophales, una dimora filosofale, una casa di un filosofo, tra virgolette. Cominciare a raccontare al mondo che qui abbiamo un maniero, una rocca, un castello, che fu la dimora, il maniero, il castello di un mago, di un alchimista, di un personaggio straordinario. Tra virgolette, ve lo faccio vedere come si declina immediatamente per un bambino e per raccontare questa storia in modo da potersi portare alle scolaresche per prendere per mano da temi infantili verso temi più alti. Vi immaginate Hogwarts, il castello di Harry Potter? Ecco, ce l'abbiamo a Sasso Corvallo, ma è vero, non l'abbiamo inventato. Qui ci viveva una sorta di Albus Silente che viveva qua e faceva le sue magie, tra virgolette. Questo è un percorso che porta dei bambini a diventare dei ragazzi curiosi e probabilmente degli adulti più attenti, sicuramente ad entrare dentro le tematiche culturali in maniera accattivante. Andiamo avanti, grazie. Ce l'abbiamo già degli esempi dove questo, dal punto di vista turistico, con molto meno fascino e con molta più pacchianeria, porta dei dati straordinari. Io purtroppo sono sempre costretto a muovermi su un piano che è quello che non mi consente di avere opinioni. Devo parlare sempre di fatti. Mi sono costretto a presentare dati, bilanci, a far tornare conti. Benissimo. Qui vi sto parlando della Maison Nostradamus a Salon de Provence, dove io sono stato più di una volta anche a tenere conferenze, convegni su rapporti importantissimi della cultura astrologica tra Italia e Francia, e ho visitato questa bella casa, ma che non è niente di più, rifatta tutta completamente, non c'è quasi più nulla di originale, dove dentro c'è anche questo museo delle cere ed era la casa di Nostradamus. Giusto per dire, caratterizzata così, questo scherzo stacca oltre 120.000 biglietti l'anno. 120.000 biglietti l'anno. Fa una vendita del merchandising legato intorno alla figura di Michele de Notre Dame, Nostradamus, che sapete chi era? Era astrologo e gente. Era Ottaviano Ubaldini in Francia. La stessa figura, identico. Più o meno poi coevo nel periodo. Fa un merchandising che corrisponde al fatturato di una media azienda italiana. Parlo di libri, parlo di oggetti, parlo di ricordi, parlo anche di convegnistica che si tiene intorno alla figura di Michele di Notre Dame. E hanno fatto questa cosa che poi è un museo delle cere. Qualcuno lo può giudicare pacchiano, qualcuno lo può giudicare simpatico,
vi dico una cosa, funziona. Funziona, c'è poco da fare. Affascina. Porta gente a visitarlo. Non vi dimenticate, il nostro scopo, se parliamo di progetti turistici, la parola deriva da tour, giro, e è far sì che qualcuno nei suoi giri arrivi qua e voglia venire qua, d'accordo? Andiamo pure avanti. Questa cosa, però, abbiamo parlato dell'aspetto spettacolare, dell'aspetto pacchiano, dell'aspetto popolare, dell'aspetto che qualcuno potrebbe storcendo un po' il naso di definire anche, ma sì, è un po' trash. Mondier, se lo fanno i francesi, però qualcosa va, non lo giudicherei così male. Anzi, però all'Atere parlavo appunto della convegnistica, parlavo all'Atere di tante cose importantissime che fanno anche a Savon, dei convegni culturali di altissimo livello tenuti poi nel vicino, quelli che non riescono ad ospitare nella casa di Nostradamus vengono fatti nelle Château de Lamperie, che è un castello meraviglioso. E parlano di quello che è il diverso filosofare di Nostradamus e quello che è stata la tradizione che ha lasciato. Perché oggi noi sappiamo benissimo che ci sono degli enormi livelli di riscoperta di tante conoscenze che un po' frettolosamente abbiamo accantonato come fantasie e che invece adesso stiamo cominciando a riscoprire. Per esempio che l'approccio degli alchimisti, l'approccio degli astrologi, l'approccio che potremmo oggi definire allopatico ma olistico da un punto di vista di approccio di medicina, legato anche a filosofie che vengono dall'Oriente, a tante cose importantissime, attirano un sacco di persone e soprattutto a delle basi scientifiche fortissime. In Urbino abbiamo, qui porto l'esempio di quello che è stato appena fatto, mi vanto tra le altre cose, questo è veramente un vanto, un orgoglio e una fonte di grande preoccupazione, perché essere all'altezza di questa tradizione è veramente difficile, di essere anche collaboratore strutturale di Biosalus come marchio e di Istituto di Medicina Naturale per alcuni progetti, tra i quali questo è il corso che abbiamo tenuto a Rimini, e per farvi vedere la gente che catalizzano queste tematiche legato ad alchimia e spagiria, che sono due forme di antiche conoscenze di approccio nei confronti della materia, diversificati da quello che è l'approccio che noi potremmo definire allopatico. Questo è stato fatto in termini sperimentali, non ci stava la gente che siamo riusciti a portare quasi. E adesso chiamo, perché nessuno, come vi dicevo, da solo si basta, riesce a fare le cose. Chiamo Antimo Zazzeroni, che è il direttore, il fondatore del Deus Ex Machina, che qui è venuto a trovarci insieme al figlio Enrico, appunto dell'Istituto di Medicina Naturale e del marchio Biosalus, che sapete è un festival legato alle discipline e al biologico in senso lato, a quello che altra conoscenza in senso lato, che a Urbino è diventato un enorme successo. Se viene a farci un saluto Antimo, sono contento, perché si offre di essere anche un partner di Sato Corvalto. Non c'è bisogno che sali, Antimo, sono dire due parole da lì. Ok. Non me l'aspettavo, perché non era prevista sta cosa, eh? Io faccio così. Ok. Niente, buonasera. Ho sta luce che non riesco a... tocca abituarsi, dura. Niente, buonasera a tutti. Qui è stata una sorpresa essere qua, mi ha invitato, sono venuto, ma non era in programma a parlare. Sì, noi dell'Istituto di Medicina Naturale, che lavoriamo nel settore ormai da 32 anni, facciamo diverse cose, tra cui Biosalus, che penso che ormai conosciate un po' anche in zona. Stiamo preparando la nona edizione, poi abbiamo altre attività. Una scuola di naturopatia a Rimini di 4 anni. Facciamo 52 seminari di ingresso gratuito in giro per l'Italia, in collaborazione con i nostri allievi. Abbiamo un po' di medicina integrata, che è un po' l'ambulatorio di medicina naturale. E quindi lavoriamo in questo settore. Ed in particolar modo facciamo dei corsi monotematici e da un po' di tempo abbiamo avviato anche la collaborazione con Andrea Romatico e stiamo cercando proprio di mettere a punto anche noi un progetto che cerchi di ampliare Biosalus, anche se è un'iniziativa abbastanza interessante, perché porta attorno alle 30.000 persone, diciamo un po' da tutta Italia, restando addirittura fin dalla Svizzera abbiamo trovato gente, quindi è stata una bella conferma, insomma, no, che l'iniziativa sta funzionando. Per quanto riguarda il corso poi di spagiria e di alchimia, è sicuramente una sorpresa, perché ci stavamo pensando da un po' di tempo, ma non sapevamo se c'era interesse. Appena abbiamo alzato la mano, è corso tanto, dico, la gente che non sapevamo dove metterla.
E quindi vuol dire che i tempi sono maturi per queste cose. Noi quando 32 anni fa insieme a mia moglie abbiamo fondato questo istituto veramente da extraterrestri, cioè ti eravamo considerati degli extraterrestri. Io poi vengo da un'esperienza completamente diversa, mia moglie ha laureato in psicologia e quando abbiamo pensato a questo, che non lo sapevamo neanche noi dove andava a parlare, perché quando uno certe cose le fa perché, come dicevo l'altro giorno, no? Quando uno dà una bella sterzata alla propria vita può dipendere da due cose, o arriva l'illuminazione o è costretto. Siccome a me l'illuminazione non mi è arrivata, sono stato costretto per motivi di salute. Quando poi ho visto che a me funzionava, dico perché non farlo anche per altri, portare una forma di cultura che possa essere di interesse sempre più anche ad altra gente. Quindi abbiamo lavorato in questa direzione, veramente ci abbiamo creduto, anche se con grossissime difficoltà, e oggi penso che siamo anche un punto di riferimento a livello nazionale, lo posso dire con orgoglio perché non lo dico solo io, lo dicono anche tanti altri, quindi a volte serve anche una forma di autogratificazione per andare avanti. Niente, io cos'altro devo dire? Basta, ringrazio veramente tantissimo, guarda. Grazie a voi. Per la testimonianza e per appunto dire che è una delle cose importanti che verranno sicuramente fatte più avanti è di utilizzare la Rocca come contenitore anche di convegni, come quello di questa sera, ma anche molto più importanti, molto più larghi, più vasti, che da una parte implementano il progetto BioSalus Istituto di Medicina Naturale, dall'altra parte lanciano sul territorio dei contenuti significativi in grado di vitalizzare non soltanto da un punto di vista culturale, ma appunto portando gente, immaginatevi una convegnistica che possa nascere qui su temi importanti che nella Rocca possono avere anche uno scenario di tipo autoallucinatorio, lo vogliamo chiamare, di tipo di suggestione, tutt'altro è molto più importante di quello che potrebbero avere in qualsiasi altro scenario. Io credo che per appunto una convegnistica legata a questo tema, utilizzando gli amici dell'Istituto di Medicina Naturale, del brand BioSalus, per espanderlo e portarlo anche qua e viceversa innescare un circolo virtuoso, possa essere una delle gambe fondamentali in cui far cominciare a camminare un importante turismo anche qua. Andiamo avanti, grazie. Ma è vero pensare che tutto finisca e inizi nella Rocca, come c'è scritto nella slide, facendo un po' di fotografie, e qui è uscito fuori l'iconologo che è in me. Mi sono divertito a vedere che ci sono dei temi particolari, che questo benedetto mistero qui a Sasso Corvaro, al di là di Gintardo, che saluto, che è un appassionato di questi temi, ha delle radici forse un pochettino più profonde. Stiamo facendo un'indagine veloce, è un'ipotesi. Questo è l'altare di una delle vostre chiese più importanti, San Giovanni. La cosa simpaticissima è che qui, non l'ho rappresentato, ma c'è il creatore che sta mandando il soffio vitale verso quello che poi feconderà la Vergine. È curiosissimo vedere abbinati questa signora discinta con questo calice e che è abbinato a questa croce che è sempre dentro questa chiesa. Sono tutti coevi questi simboli. Questa signora con ogni probabilità la Maria Maddalena, questo calice con ogni probabilità il Santo Graal, e questo è uno dei più antichi simboli templari, la croce patente della notte dei tempi. Quindi mi permetto di dirvi che ci sarà anche un ciclo di studi da avviare sicuramente significativo relativo alla presenza di nuclei templari all'interno di Sasso Corvaro. Gilbert Adarno fa sì con la testa come per dire è da mo che il sapere, però lo sanno anche gli altri. Andiamo avanti. E infatti, partendo anche da altre tematiche spettacolari, portiamo, e faccio un'altra pausa lasciando la parola a qualcuno che ho voluto chiamare e che sarà un altro amico che ci aiuterà in queste cose, perché ritorno a dire, da soli non ce la facciamo, e sono veramente appassionati di Sasso Corvaro, e questo è un amico che da sempre è qui vicino e che conosco perché insieme a Franco Copparo, che non c'è ma vi saluta, ho avuto anche l'onore di partecipare ad alcune iniziative che hanno fatto loro, e al Fortino Napoleonico, Fortino, Rocca, Fortezza, due fortezze che dialogano nelle serate del mistero, e sono delle cose straordinarie, veramente, anche queste, che rappresentano un turismo significativo, non più di nicchia, perché ormai sposta le centinaia e centinaia di persone ogni volta che si fanno iniziative, no? Fabio,
anzi, cioè le prenotazioni che sono da un anno a quell'altro, coniugando enogastronomia di pregio e serate a mistero su dei grandi temi. Quindi chiamo un secondo, faccio un saluto a Fabio Filippetti, che è un altro grande amico di Sasso Corlao, che ormai l'avete visto, e il gruppo di Artele. Grazie. Ci faccio volentieri un saluto. Quando Andrea mi ha fatto cenno di questa serata, sono stato molto colpito perché lo conosco da anni, per la grande preparazione culturale, è stato anche direttore di una rivista del settore, un grande comunicatore, quindi c'è sempre qualità nelle sue idee, quindi sono venuto molto volentieri. Poi ho molto piacere di sentire questi argomenti che vengono proposti. Il Fortino Napoloni, che è un'esperienza particolare fatta là, la differenza è che il Fortino è praticamente tutto rifatto, qua la Rocca invece non è che è rimasta. È una bella differenza, sì, è un format di una possibile iniziativa che può essere fatto e che sappiamo che effettivamente richiama molte persone. Detto questo, hai citato giustamente diversi elementi. Quando io ho scritto, adesso lo posso dire tanto ormai fuori commercio, il libro Guida insolita delle Marche per la Newton Compton, si basava su tutte le cose più importanti che ci sono a livello regionale. Tolta la parte naturalistica, che naturalmente ha nei sibillini la parte più importante, le altre cose interessanti riguardavano personaggi e costruzioni, oltre leggende più in generale. Quindi qua abbiamo un personaggio importante e una costruzione importante. Credo sia giusto iniziare un progetto da qua. Vicino abbiamo il Forte di Salerno con Cagliostro, Taverna degli Ubaldini, di differente anche poco conosciuto, però probabilmente, come è stato detto, un personaggio di quel livello, se non addirittura superiore per le sue conoscenze. Citato, e ringrazio Andrea e il gruppo Telesma, perché in effetti hai parlato di convegni e in questo teatrino, grazie soprattutto a Gildardo, negli anni 80 si organizzavano, chi è di Sasso Corlao lo sa, dei convegni sulle tematiche del mistero. Erano altri tempi, erano tematiche con altre sfumature, sono stati fatti diversi convegni, diversi studi, sono venute persone da tutta Italia, studiosi importanti, sensitivi, è stato fatto un percorso, poi si è interrotto da un paio d'anni che facciamo un'iniziativa annuale, quindi potrebbe essere sicuramente interessante un collegamento. Ci sono le ricerche specifiche sulla Rocca, insomma Gildardo poi ne ha fatte tante, ha pubblicato anche un libro con Giorgio, che sono sempre argomenti da riprendere. Ecco, io faccio naturalmente il saluto e sono convinto che questo abbinamento di questa costruzione così affascinante anche per la sua forma e anche per alcune simbologie così presenti, in particolare questo personaggio straordinario che grazie anche agli studi di Andrea si sta riscoprendo, possa veramente essere una partenza importante per quello che vuole essere fatto. E poi se non quest'anno sarà il prossimo, chiaramente al Fortino Napoleone con invitiamo idealmente un personaggio o storico leggendario che ha a che fare con le Marche, dedicheremo la serata a Ottaviano degli Ubaldini, quindi si farà una serata magnifica. È cominciata la joint venture, insomma, a parlare in termini aziendali. E ci saranno altri amici che verranno dietro a Fabio a darci una mano ad organizzare una convegnistica che da quel momento, da questo momento, questo ve lo dico, sarà necessario farlo, assolutamente. Tutto questo dovrà diventare molto professionale e molto sistematico, altrimenti è meglio non fare le cose spot non servono a niente, bisogna farle. Io e le mie squadre di lavoro mi odiano perché il mio motto quando comincio le riunioni è sempre: ci sono due modi di fare le cose, bene e meglio, gli altri sono sbagliati. Quindi questo è il modo di fare bene o meglio e di diventare sistematici. La gente deve abituarsi al fatto che ci sono delle cose lì, e per far abituare le persone, per creare una sorta di loop positivo nella mente della gente, bisogna che ci sia una sistematicità, cioè una periodizzazione e una forte comunicazione, poi vedremo anche come. L'altra icona, abbiamo chiuso quella legata al mistero, non vi voglio tediare tanto, quindi Ottaviano Ubaldini, ovvero il mistero declinato in tutte le forme potenziali che abbiamo visto adesso. L'altra forma, l'altra icona, è parte da quella che oggi va molto di moda al termine anche con la politica, è una buona pratica che qui si fa e che va assolutamente implementata. Anche qui c'è un deficit di comunicazione assoluto di questa cosa, che invece ha un'importanza radicale. Sapete di cosa parlo? 14 febbraio, San Valentino, la festa degli innamorati. Questa cosa bellissima di mi illumino di meno, che mi piace da impazzire anche come slogan, è una cosa che va sicuramente, sicuramente implementata. Andiamo avanti, grazie Paolo. Infatti,
come vedete questa è la vostra città, il mistero più grande, ritornando usando la liaison, cos'è se non è l'amore? Che cos'è forse la cosa che, su cui tutti parliamo, di cui tutti si sogna, di cui tutti, per cui soffriamo, per cui piangiamo, per cui viviamo probabilmente? E questo è l'amore. Qui c'è una cosa che, ignorata, vi giuro, io, fino a qualche mese fa, non sapevo niente di tutto questo. Vengo portato in questa cosa, reliquia, eccetera, eccetera, in questa chiesa che è l'oratorio della Santissima Maternità, secolo XVIII, reliquia di San Valentino. Questa è la stradina che ci porta. E comincio a percorrere questa stradina, per la prima volta l'ho fatta qualche mese fa, andiamo avanti. San Valentino sapete chi era, martire cristiano, eccetera, eccetera. Questo quadro è detto la chiesetta che andiamo avanti. Ah, prima facciamo un bel passo indietro per farlo due avanti. Mi sono divertito ad andare a vedere anche su Wikipedia, dico, ma sarò una zappa io. Tanto oggi tutti noi, quando dobbiamo fare una ricerca, se non sappiamo qualcosa, si va sul computer, vai su Google, un motore di ricerca, apri un qualsiasi browser, chi usa Safari usa Safari, chi usa Firefox, e andate lì, andate a cercare quello che vi pare. Ho detto San Valentino, ho detto vediamo le feste, me ne sono andato a vedere tutte, guarda, sono tutte ben bene messe insieme, queste sono tutte quelle che riporta Wikipedia, cioè questo è quello che oggi il mondo sa che succede su San Valentino, chiaro? Quello che non c'è qui, non c'è. Benissimo, la festa di Sasso Corvara non c'è. Manca, neanche viene messa su Wikipedia. E quello che non compare sull'enciclopedia online e sulle enciclopedie, non c'è, non esiste, chiaro il discorso. E quello che non esiste, non lo cerca nessuno, non lo viene a vedere nessuno. Paradosso dei paradossi, paradosso dei paradossi, tutti cercano l'amore, qui abbiamo l'amore, ma nessuno sa che è qui. Andiamo avanti, grazie. Eccolo, tempietto, molto carino, abbiamo fatto una visita, me lo sono voluto far aprire, l'ho visitato, fotografato, e questa è la cosa che sembra essere meno interessante, invece può diventare un luogo di culto davvero, perché andando ancora avanti, grazie, che abbiamo la reliquia di San Valentino. Io non ne sapevo niente. Ce ne sono varie di Valentini, ma questo è comunque legato al mito che a noi interessa raccontare per crearci intorno una storia importante. Ne abbiamo una, inventata da poco tempo, ma fatta molto bene, a Candelara, giusto per dire, legata alle candele, col discorso inverso, che è quello di illuminare con le candele una città, qua invece è mi illumino di meno che spegnere le luci per arrivare a una dimensione intimista, che è qualcosa di diverso, dove là l'hanno fatto bene e se lo sono inventato, perché se lo sono completamente inventato la tradizione delle candele, e funziona, porta turisti da mettere spavento, cioè porta economia, serie, perché quando tu butti, provate a immaginarvi 15, 20, 30 mila persone che vi cominciano a girare per 4, 5, 6 giorni dentro Sasso Corvara, mangiano nei vostri ristoranti, dormono nei vostri alberghi, comprano le vostre merci, mangiano i panini negli alimentari e lasciano denaro. I discorsi stanno da un'altra parte. Andiamo avanti, grazie. E questo è molto importante perché io, girando per Sasso Corvara, ho visto uno dei corsi più belli che ho visto nei paesini d'Italia, una via completamente in pianura che è un delitto vederla completamente ormai ridotta, non è che sto facendo una critica all'amministrazione, Dio non voglia, però ridotta come purtroppo capita a tante città italiane, è un parcheggio e non ha più nessuna, come vedete, attività commerciale, cioè non c'è più una bottega, non c'è più un negozietto, non c'è più, mentre anticamente c'erano, degli uffici che venivano dati alle persone con delle attività che erano delle attività tra virgolette anche artigianali di pregio. Andiamo pure avanti. Degli scorci meravigliosi, non li conoscevo, mea culpa, ringrazio chi mi ci ha portato, anche con le stampelle, poverino, fammi da qui, pian pianino. Andiamo pure avanti. Delle cose straordinarie anche queste, che ci raccontano la storia, e delle storie ci fanno però anche pensare che possono essere raccontate partendo da queste fonti di ispirazione. Queste sono tutte unità di misura che sono incastonate in un muro lungo la via principale del corso che si trova proprio esattamente qui davanti, proprio uscendo dalla rocca verso la balaustra.
E questo ci racconta che anticamente, se c'erano delle unità di misura, c'erano dei commerci, servivano le unità di misura, e oltretutto ci racconta che da queste unità di misura possono partire delle storie legate ad altre unità di misura. Per esempio, qui noi abbiamo dentro una rocca che è stata costruita da uno dei geni dell'architettura di tutti i tempi. Quindi mi viene in mente di poter cominciare a parlare anche di convegnistica legata all'architettura, legata a, ritorno a dirlo, mi vedete spesso muovermi tra popolare ed aulico come livello per richiamare tipologie di turismo diverse, ed è facilissimo farlo oggi e poi vi spiegherò anche come. Andiamo avanti, grazie Babut. Se infatti tra i tanti luoghi meravigliosi sui quali incentrare l'attività, uno che mi ha colpito assolutamente è questa meraviglia, questa porta straordinaria con questo arco gotico ogivato, con una cosa però intorno che è palese, non è purtroppo, devo dirlo, io uso sempre una battuta quando parlo della gestione dei beni culturali in Italia, dico che il 70% dei beni culturali sono in Italia, il 30% è al sicuro, perché questo purtroppo è la norma delle situazioni in cui versa il nostro patrimonio, tranne qualche rara eccezione. Giusto per dire, faccio un esempio banalissimo, con 70-80 reperti, che erano poi fondi di magazzino, di Ercolano e Pompei, a Londra ci hanno fatto una mostra che aveva vista 600.000 visitatori. Pompei ed Ercolano crollano nell'incuria più totale, perdendo visitatori. Quelli veri, quelli veri sono da noi e non c'erano i fondi per restaurarli. Là, che sanno come si fanno turismo e altre robe, riescono a fare delle economie incredibili con robe che gli prestiamo noi, che sono i nostri scarti. Bisogna fare il salto di qualità, questo ormai è chiaro da questo punto di vista. E dando un'occhiata a queste cose, questa lo sapete tutti, no? Cos'è la stradina che oltretutto viene collega, c'è un percorso che collega con il lago. Purtroppo è impressionante vedere che oggi sarebbe quasi impraticabile quanto è coperto da rovi e da altre robe. E qui mi immaginavo, ci divertivamo a immaginare, festa di San Valentino, fatta bene, quanto poteva essere carino costruirci temporaneo una tettoia, qualcosa, e fare un aperitivo al tramonto per gli innamorati, per poi andare a fare una benedizione nella chiesa il giorno di San Valentino, quanto potrebbe essere una cosa simpatica, carina, veramente romantica, che potrebbe intrattenere e importare molte persone, e utilizzando un piano di comunicazione fatto come il Dio comanda e collegandosi con network internazionali, una roba di questo genere è l'uomo che morde il cane, cioè è una notizia che i network se le contendono, le vengono a cercare. E parlo di programmi anche popolari con cui non è difficilissimo, avendola fatta, avendola comunicata, avendo creato un'immagine coordinata, puoi portarli qua a fare riprese, servizi, eccetera eccetera. Questo ci porta, possiamo andare avanti, grazie, oltre alle idee e delle suggestioni, ampliando lo sguardo a quello che è un'altra delle grandi, delle icone su cui puntare: il territorio. Il territorio che è bellissimo, i paesaggi che sono straordinari, quello che è Sasso Corvara, appunto, è il luogo di cerniera tra il vero Montefeltro, cioè diciamo da quello che è il cosiddetto vero Montefeltro e il resto del Montefeltro. È il punto di cerniera che può servire a circuitare delle energie positive da tutti i punti di vista, anche per quelle che sono poi delle eccellenze periferiche. Andiamo ancora avanti e poi vi spiegherò perché abbiamo fatto questo. Prima si parlava di Valle Avellana, ecco la Valle Avellana, meravigliosa, straordinaria, a parte che non ce l'ho fatta trovare l'inquadratura decente senza fifi della luce, però dovevo stare 2 ore a smanettare su Photoshop, l'ho lasciata come originale, che va bene lo stesso, non si inganna nessuno, tanto le conoscete. Luoghi che mi hanno colpito, anche questi, perché li conoscevo pochissimo anch'io, ed è, mi colpisce vederli quasi disabitati, senza considerare che questi oggi sono dei veri e propri tesori ricercati in maniera assoluta da chi cerca una determinata pace. Mi spiego su una cosa che sta succedendo in questo momento mentre noi parliamo. La Turchia, non sto scherzando, non sto facendo una puntata di Ballarò né un telegiornale, è la verità. La Turchia ieri ha firmato degli accordi commerciali con la Russia per 35 miliardi di euro. Se voi andate ad Antalya, dove da anni i turchi hanno fatto una campagna di promozione verso la Russia, fatta veramente come il Dio comanda, ci sono circa 80.000 cittadini russi residenti. La Turchia ha fatto una cosa intelligentissima, ha cominciato a comunicare attraverso i social media russi l'eccellenza della Turchia.
Questo ha portato a creare una sinapsi dove un paese di nuovi ricchi, come è quello russo, dove c'è del benessere che circola, sono arrivati a fare quello che fecero gli inglesi e i tedeschi nella Toscana tanti anni fa. La scoprirono e cominciarono a investirci un sacco di soldi, creando poi quello che è diventata la Toscana. Io credo che le Marche, la nostra terra, se sapremo muoverci, possono diventare, non i luoghi come purtroppo stanno diventando oggi, dell'abbandono. Non i luoghi dei casolari abbandonati che cascano per terra, li vedi ogni anno morire come povere anime abbandonate nella campagna, ma possono diventare anche un luogo dove credo, penso, ne sono quasi sicuro, conoscendoli psicologicamente, gente che magari è stressata da vita frenetica di Berlino, Mosca, di altre capitali europee, possa venire a trovare delle isole di benessere in un luogo veramente incontaminato e meraviglioso. Non solo, abbiamo anche delle eccellenze territoriali in questi posti, logistiche, che possono fungere in maniera molto intelligente per una logistica periferica di una convegnistica tematica, perdonatemi i termini, sembrano complicati ma è molto facile da capire, di quello che andremo a creare, perché ve lo ribadisco, i convegni saranno fondamentali. Andiamo pure avanti, grazie. Ed ecco per esempio dei luoghi di ricezione stravaganti, ecco perché abbiamo parlato di idee in corsa, come per esempio l'abbazia di Valle Avellana, che presenta un luogo di ricezione con delle cucine straordinarie, presenta una sala da riunioni molto grande, dove è possibile organizzare seminari tematici e tante cose. Ne ho detto una, ce ne sono tante nel territorio. Puoi andare avanti, grazie. Come ci sono altre eccellenze che sono queste, dove con un minimo di programmazione sui temi che abbiamo sviscerato finora, che sono ancora due, questo è il terzo, che è il territorio, parlavo del mistero in senso lato, come parlavo dell'amore con la figura di icone di San Valentino, ecco che noi per esempio qui al teatro, che è vuoto per gran parte dell'anno, possiamo cominciare a legare a queste due icone, ed ecco che cominciamo a circuitare le idee in un cammino di pubblicità progressiva di una cosa con l'altra, di uno scambio reciproco, che crea un circolo virtuoso, rappresentazioni teatrali tematiche. Me ne sono venute in mente due, per esempio, teatro alchemico, rassegne di teatro legato all'alchimia, alla magia, al mistero. Ah, sapete che qui, oltretutto, nel nostro territorio, non è potuto venire, l'avevo invitato, ci sono due persone che ci daranno tutta la loro disponibilità e la loro mano. Sono Egidio Spugnini, uno che appena ha fatto la scenografa, ha vinto appena un paio di premi Oscar e Viva Urbania, ed è un mio caro amico, e un altro è il marito della Paola Sabatini, Franco Castellano, l'attore. L'avete visto in molte fiction, Vida Cagli. Potremmo mettere in piedi delle cose straordinarie legate appunto al teatro a tema, mi immagino una rassegna di teatro appunto ispirata alla magia, e mi viene in mente La Tempesta di Shakespeare, col grande protagonista che è Prospero, il grande mago, come piuttosto L'Alchimista di Ben Jonson, piuttosto che parlando poi invece di una rassegna di teatro, partendo con piccole cose, tre spettacoli per ogni tema, sei d'estate arriviamo a fare per esempio tre belle rappresentazioni di Romeo e Giulietta, sempre di Shakespeare. Andiamo avanti, grazie. Perché siamo arrivati a fare questa cosa? Perché siamo partiti a cercare altre località periferiche nel territorio, perché grazie all'operazione che hanno fatto i ragazzi della Proloco ho chiesto e preteso, rompendo le scatole, di sapere anche quella che era la capacità ricettiva di Sasso Corvara. Perché ve lo dico? Perché ci sono già passato. Ho visto, per esempio, quanto può essere problematico se non si fa una prevenzione degli incoming, cioè di quelli che poi arriveranno e dove li mettiamo, se succede il disastro, tra virgolette, che arriva troppa gente. E ve lo giuro che può succedere. Chi vi sta parlando e chi ha inventato alchimia a San Leo, e chi di voi c'è stato sa qual è stato le prime edizioni. Si fece la prima edizione, fu un macello, perché ci si aspettava 3-4.000, 5.000 persone, la cittadina di San Leo ha dovuto sopportare oltre 30.000 in un weekend. Non c'erano parcheggi, non si sapeva dove dormire, non si sapeva dove mangiare, perdonate la volgarità, sono registrato, non si sapeva neanche dove far pisciare qualcuno. Prima poteva essere sopportabile, oggi non è più. Perché? Proprio per quello con cui siamo partiti all'inizio. Perché oggi qualsiasi scemo, io per primo, con uno smartphone,
è un decente collegamento a internet, è un reporter diffuso, e se viene qua non trova da mangiare, non trova da parcheggiare, non trova da pisciare, non trova da... La prima roba che fa, va su Facebook e dice: pieno di gente, un casino, ma non ci venite che si sta di puntini. Quello non se lo può permettere. Abbiamo fatto allora quindi un cammino dove abbiamo fatto una sorta di anagrafe di sapere quanti sono gli agriturismi, quanti sono i posti dove si può dormire, mangiare, stare. E adesso come adesso le attività non sono tantissime, a dire il vero. La ricettività non è così ampia da come potrebbe diventare la necessità un domani. Calma e gesso. Abbiamo trovato i bacini di decompressione, tra cui appunto, ecco perché sembra di la Valle Avellano, abbiamo pensato come coinvolgere il territorio, per poi spalmare le persone quando verranno su tutto il territorio. Perché la certezza, io questa ce l'ho matematica. Ce l'ho matematica. Se attueremo al 20% quello di cui stiamo parlando, le persone verranno sicuramente. Andiamo avanti, grazie. Ecco che arriviamo qui alla Corticone, l'arte, la rocca. Ho ricevuto un messaggio. Scusate, voglio vedere chi è che mi ha mandato, perché penso che sia la persona che penso io. Sì. Mi dice: sto partendo dalla riunione, dove posso fare una telefonata? Scusate, non è una cafoneria, perché sta arrivando una persona importante che doveva parlare qua. Anzi no, gli mando un messaggino. Inviato. La conoscete tutti la storia dell'arca dell'arte, di quello che è stata questa, di uno dei ruoli fondamentali che ha svolto nella storia dell'umanità questa rocca. È stata per un periodo, per una breve stagione, durante l'epoca, un periodo più drammatico della storia nazionale, parlo della Seconda Guerra Mondiale, l'arca dell'arte. Perché l'arca dell'arte? Perché qui Pasquale Rotondi, con un'operazione funambolica, nascose ai nazisti che, come già prima di loro, Napoleone, volevano razziare tutti i capolavori d'arte che c'erano nel nostro territorio. E non solo, qui c'è stata anche capolavori come la tempesta di Giorgione, per capire. Pasquale Rotondi con dei volontari fece un'operazione dove rischiò la pelle, rischiò tutto quello che poteva esserci, perché provate a immaginarvi, c'era soprattutto Goering, il feldmaresciallo Goering, capo di tutta la Luftwaffe, braccio destro di Hitler, che era un grande collezionista d'arte, avevano dato preciso mandato di razziare tutta la roba che c'era qua. E Rotondi gliela nascose, gliela fregò. Ecco perché si è salvato tanti capolavori che oggi non sono nei musei di Berlino, piuttosto che Dresda, piuttosto che Frankfurt o che so io. Per l'opera di Pasquale Rotondi, che qui nascose questi grandi capolavori. Quindi una delle seconde, terze vocazioni che ha questa rocca è sicuramente quella artistica. È quella di grande luogo di conservazione e di esposizione di capolavori d'arte. Perché io ho un'idea particolare che quando qualcosa di significativo a livello di un tema passa in un luogo, poi qualcosa lo lascia. Avete presente l'energia che hanno le grandi personalità che hanno vissuto in un ambiente che poi sposta l'aria, no? Rimane impregnata della loro essenza. Qui non è possibile che questa cosa non si respiri, non sia rimasta. C'è, sia per il contenitore medesimo che per quello che è stata la sua storia, appunto. Andiamo avanti, grazie. E infatti abbiamo fatto anche qui una ricognizione. E quello che abbiamo visto è che il luogo non è bello, è bellissimo, questo è come anche dentro è stato studiato, abbiamo il maniero esterno che è una fortezza, la parte interna piena di grazia rinascimentale, con riquadrature di camini e di finestre perfette, molto belli, è come una sorta di piccolo palazzo ducale, ve lo dico, le ordinate, come se la scansione delle stanze in muratura, tutte, mi dispiace dirlo, sottoutilizzate per quello che potrebbero essere. Questo meriterebbe di essere una pinacoteca permanente, teatro e luogo di mostre a rotazione, legate anche, perché no, ai temi di cui abbiamo parlato. Nel mio infimo, una ve la porterò io, ve lo posso giurare, è una mostra di una serie di artisti che io curo da tempo, che si chiama I Guardiani dello Spirito. Tutti artisti che si ispirano ai grandi temi della magia, della ricerca spirituale e dell'esoterico per le loro opere. Personaggi di levatura straordinaria. Ne ho già contattati alcuni, verranno tutti. Non vogliono una lira, eh?
non voglio una lira, verranno perché credono nel progetto. Un altro tema importante, ne parlavamo prima, è qui sotto, è un'altra icona basilare dell'antichità, ancora più remota di quella di Pasquale Rotondi, Francesco Di Giorgio Martini, quello che ideò questa rocca, quello che assieme al suo committente, al grande mago, la costruì, la disegnò nelle sue architetture fondamentali, talmente bene che è rimasta intatta fino adesso. Andiamo pure avanti, grazie. Ed ecco chi mi ha mandato il messaggio e sta arrivando. Potevano esserci entrambi stasera, ne verrà uno solo. Ho già parlato con Vittorio e con quello che l'ha portato. Vittorio Sgarbi sarà contentissimo di fare da testimonia e di dare una mano per il rilancio dell'operazione L'Arca dell'Arte, ampliando e implementando il discorso a 360 gradi. Ci abbiamo già parlato, e quello che vedete qui è Gianluca Carras, che manca purtroppo, adesso era a una cena importante perché una carissima amica sta festeggiando la nascita della figlia, ma verrà qui a fare un saluto, sta venendo di corsa da Urbino in macchina. Se purtroppo doveva esserci anche Vittorio, sarebbe stata la sorpresa delle sorprese farvelo entrare da lì, ma ve lo posso garantire che sarà della partita al 110%. Gianluca poi ve lo confermerà. Credo che sia una cosina non da poco avere questi interessi, anche perché ormai avete visto che assessore alla cultura Urbino, e oltre questo è diventato radicalmente, convintamente testimonia del Montefeltro in senso lato. È uscito anche sui giornali, ha detto il Montefeltro è e deve diventare un patrimonio dell'umanità, d'accordo? Andiamo avanti, grazie. Quindi dopo, ve lo becchiate dopo l'intervento di Gianluca, che tra parentesi si servirà e ci serviremo, e lo dico da presidente urbinate dell'associazione, è nato il club Urbino Montefeltro degli Amici della Terra, l'associazione internazionale Friend of Art, e che come associazione Amici della Terra vi daremo una mano in tutti i modi. È un'associazione onlus eccetera eccetera che fa tante, ha nel suo statuto mille cose, e tra le quali anche quelle di promuovere il turismo e i beni culturali, di sostenere attività ecocompatibili, e questo è molto importante. Mi doveva fare l'intervento Gianluca perché io sono il presidente, lui è consigliere della cosa, ma va bene così, andiamo avanti, dopo ve lo sentirete. E da lì, purtroppo, perché gli è nata una figlia piccola, non è potuto venire, se no mi presentava questa roba, ci doveva essere un altro amico che ci darà una mano grossa, ed è il presidente del consorzio dei benefici delle Marche, Massimo Ciabocchi, che vi manda i saluti, ma che purtroppo non possiamo avere anche qui stasera perché gli è nata da pochissimo la figlia di un mese. C'è un messaggio qua, la moglie gli ha detto non ce la faccio a badarla, devi dare una mano, non ne posso più, ed era disperata. Quindi, per che ragione tutto questo? Sia Gianluca, poi al di là del Trade Union con Vittorio Sgarbi e Massimo Ciabocchi, perché Gianluca Carras adesso è il presidente dell'ASSAM. Sapete cos'è l'ASSAM? Praticamente si occupa della promozione di tutto quello che è l'agricoltura, i prodotti agricoli di pregio, e con Massimo Ciabocchi, il presidente dei birrifici, di tutti i birrifici marchigiani, artigianali, e questo è un'altra delle cose su cui noi non potevamo non puntare, legando i grandi, le grandi icone, i grandi temi di cui abbiamo parlato, del ritico, la magia, l'amore, fino ad arrivare alla bellezza della rocca in quanto tale, del suo e di tutto il territorio, di tutto il circondario. Da sempre parliamo di arte della cucina, la legame ce l'abbiamo. Da sempre tra i ricettari di magia e di cucina c'è stata un'unione, una liaison fortissima. Altrettanto tutte le grandi storie d'amore, inutile nasconderci, nascono in un invito a cena, in quello che è una grande cena e una cosa importante nella fase della convivialità. Ed ecco perché questo marchio, la Rocca dei Sapori, e quindi la valorizzazione della rocca con delle cene a tema, delle cose importanti, sarà un'altra delle cose su cui puntare radicalmente, grazie al fatto che avremo con noi dei partner di importanza assoluta, compresi i produttori del biologico delle Marche. Andiamo avanti, grazie. Chi ci darà una mano oltretutto? Avete visto che io vi ho portato, per quelle che sono le mie, il poco tempo che ho avuto, le mie umili e modestissime competenze e conoscenze, qualche amico che ci dà una mano. Però dovete fare le cose più importanti voi, ragazzi. Le cose importanti devono essere fatte qua.
ci deve essere la gente appassionata che questa scintilla che sta nascendo questa sera deve essere solo l'inizio di qualcosa, anzi neanche l'idea, l'ispirazione. Ed ecco che allora l'importante sarà valorizzare sia queste cose, ma soprattutto queste, attraverso questo, cioè la situazione Corbarius, basilare. Presidente, vado avanti. Questa cosa qui, ve lo dico subito, l'ho guardata, studiate l'analitica, non l'ho mai vista, non ci sono mai stato. Dovete solo comunicarla meglio perché è straordinaria l'importanza che ha e quello che può portare. Non lo so il periodo, ma ne parleremo con un po' di calma. Il periodo è codificato, deve essere sempre questo? Dovete farlo in modo che non vada a fare pugni e o dialoghi con la festa del Duca di Urbino, altrimenti rischiate di fare o un doppione di rubarvi i turisti l'uno con l'altro. Questo è basilare, fate, te lo dicevo, lo butto a mettere perché è una cosa molto bella. Ah, e soprattutto i cavalli, quando la fai, legali. No, qualcuno non ha capito la battuta, perché poverino ce ne sta bene, perché è finito sotto un cavallo quest'anno mentre faceva sta roba qua. Vai avanti, grazie, bravo. La prova con il Sasso Corvara, naturalmente, che basilare, ecco un'altra associazione che è importante, che per quello che sta facendo, e l'abbiamo visto, vai ancora avanti, grazie. E a questo punto divento veramente noioso, e qui però sto concludendo, quasi ormai. E arriviamo sul piano strategico, lo risintetizzo, perché abbiamo quasi finito, puntare su quelle quattro icone e svilupparle. Quindi abbiamo già un'idea molto chiara, la visione è stata data, quello che diremo, se facendo un termine, un piano di marketing, quella che è la business idea, d'accordo, usarla per creare anche una nuova guida fondamentale, ho dato un'occhiata, ma anche una guida ben fatta dalla città. L'abbiamo visto all'inizio, abbiamo visto una cartellonistica. Chi viene qua nel territorio, sappiate, lo dovete dare sempre per scontato che è un forestiero, viene da fuori, e dovete essere accoglienti. Essere accoglienti vuol dire spiegare chiaramente dove sono le cose, come funzionano, come si adoperano, come ci si arriva, d'accordo? Per fare questo, 2000, la guida cartacea va fatta, questo ve lo dico subito. Cominci pur sindaco a pensarsi, a darsi le mani, a trovare qualcosa, ma non è un problema le risorse si trovano, e avere le idee chiare, e avere la visione di quello che bisogna fare chiara. Poi insieme a tutti i modi per fare robe, oggi come oggi si trovano, è l'ultimo dei problemi quello delle risorse. Il tutto con un'immagine che sia coordinata e comprensibile. Ho dato un'occhiata a un po' di materiale che è stato fatto, è tutto uno per sorta, come si dice. Quindi non comunica un territorio, quell'idea fissa di ripetitività, di reiterazione, non viene data. Non viene data l'idea di un qualcosa di unico che comunica vari messaggi, ma è un qualcosa di disarticolato che proviene da uno stesso contenitore. Non può essere fatto così. È semplicemente sbagliato. Faccio un esempio stupidissimo per dirvi quello di cui parlo. Se vedete una macchina con un cerchio e una stella a tre punte dentro, non ci avete manco bisogno di dirlo Mercedes. Ecco, guardate cos'è stato l'errore clamoroso fatto per esempio da un marchio italiano che è la Fiat, che è passata a cambiare il marchio e il logo 7 volte negli ultimi 20 anni. Poi arrivano anche i disastri da un punto di vista commerciale, perché non hai l'identificabilità del brand. Il cavallino rampante è Ferrari, ragazzi, non si piove. Tant'è che della Fiat è l'unico marchio che ha avuto un grande successo, perché non è stato mai cambiato. L'immagine coordinata, questa è basilare. Il tutto con un piano strategico di intervento spalmato su 3 anni, ve lo dico subito. Scordatevi dalla testa che questa roba, andare dalle mani su un terreno che è stato poco coltivato, abbandonato, mal in arnese, non dissodato, non irrigato, tu domani prendi, ci butti 4 manciate di sementi e tiri su la roba. Questo è folle, è completamente folle. Bisogna darsi dei tempi, una roadmap, un piano di lavoro organico e degli obiettivi raggiungibili, anno per anno, studiandoli in sinergia. Il tutto attraverso un'intensa attività web e social. Oggi la comunicazione
ve lo dico subito, levatevi dalla testa i 100-200 miliardi di dépliant, di brochure che sono stati fatti negli anni passati. Ne basta un ventesimo. Quello su cui bisogna puntare è qualcosa che costi oltretutto molto meno e che noi come Amici della Terra proponiamo, ed è un tipo di comunicazione oltretutto che è un messaggio molto bello, perché viene chiamata Tree Friendly, amica degli alberi. Voi sapete che la carta viene fatta con la cellulosa viene dalle piante, per fare i dépliant bisogna buttare giù le piante. Noi siamo gli amici della terra, le piante le vogliamo salvare. Ci sono dei modi un miliardo di volte più efficaci di comunicare con cui non si butta giù una pianta. E che cos'è? L'avete visto? Oggi cosa fate per vedere le notizie del giorno più velocemente? Vi comprate un mazzo di giornali così, o chi ha il tablet o lo smartphone guarda quello? La stessa identica cosa. Andiamo avanti, grazie. Perché? Perché? Adesso questo è un esempio che io faccio sempre. Oltretutto, andare a fare una pubblicità, immagina, quanto è bella Sasso Corvaro sul Corriere della Sera. Ti costa un botto. Quella costa veramente un botto. O su Panorama, su una qualsiasi rivista, o vado sulla Rai. Inciampo, tra virgolette, in tanta tavola. Cioè, su turisti che forse non sono interessati a quello che io gli voglio dare io, o su gente che non si muove mai, o su chi non gliene può fregare di meno di muoversi per venire a vedere una rocca antica o venire nel Montefeltro. Oggi il turista è diventato, in effetti, questo, un cinghiale. Un cinghiale che bisogna andarlo a prendere, bisogna andargli a dare la caccia. L'operatore deve essere capace di andarlo a prendere. Tu che fai comunicazione fatta male, o ti fai il mero semplice, dice, va di moda, ce l'hanno tutti il sito, io dico, il sito ce l'ho anche io, sono moderno, c'ho il sito. Il sito è né più né meno uno che in un territorio dove ci sono agguerriti cacciatori di cinghiali con cani perfetti, fucili super, fuori strada, fa una buca davanti casa sperando che gli caschi il cinghiale dentro. Questo è il livello di percentuale che un turista arrivi da voi soltanto perché avete il sito o fatto il portale. Non serve a niente se non è coadiuvato da un'attività social e da un'attività promozionale nei new media fatta da chi la sa fare. Fatta da chi la sa fare. È poco dispendiosa, ha un livello di efficacia bestiale. Un passo indietro per farne due avanti. Vi sarà capitato tutti andando su Facebook di vedere che ne so, io che perdo i capelli, mi arrivava le pubblicità Bioscalini. Dico, ma cazzo, questo è come fa? Mi andavo a lei, dalla mia compagna, come ha detto, arriva la pubblicità della Bioscalini. Dico, ma no, mi è arrivata quella, che ne so, mi arriva lei, vedo sempre quelle delle scarpe. Sapete perché? Perché tutti i movimenti che noi facciamo all'interno di Facebook, quando tu vai a vedere 10 volte nei siti di scarpe, Facebook lo sa. Loro sanno quali sono i tuoi gusti, sanno che ti piace Piero della Francesca o non ti piace, sanno quali sono i film. E per esempio un mio amico gli chiedeva, ma per che ragione mi arrivano sempre queste pubblicità di Chalice e di Agra? È perché se tutti i giorni sui siti porno, amico mio, cioè, è normale che ti mandano quello che te cerchi, dicono magari ti serve sta roba qua. Questo per dirvi che cosa? E per spiegarvi perché ragione vale così tanto oggi come oggi Facebook, sentite che ha un valore economico mostruoso, perché hanno database dei gusti di tutti noi. Siamo totalmente schedati. Sanno perfettamente cosa ci piace, cosa non ci piace, dove andiamo, dove non andiamo, cosa vogliamo vedere, cosa non vogliamo vedere. Però c'è un valore dietro a tutto questo. Che se io investo 2000 euro, immagini, in un anno di pubblicità mirata su Facebook, dove vi do, indicizzandolo, cercami quelli che sono appassionati di rock antica, di evocazioni medievali, gli dai quello che tu vuoi, la pubblicità arriva solo a quelli. E oltretutto la fai figa, tra virgolette, non è che la butto lì, buh. No, no, la faccio pay per click, solo quelli che entrano dentro a vedere e poi dopo vanno sul mio sito, finalmente, la trappola per i cinghiali, lì mi scala i soldi. Quindi vado ad intercettare il 100% di quelli che sono interessati al mio prodotto, piuttosto che sperperare risorse su risorse per forse raggiungere lo 0,01, posto che faccia qualcosa.
Ecco che proprio tutta questa attività, ve lo dico, va organizzata da professionisti, da gente che fa questi mestieri, perché diversamente è perdere tempo. Grazie, se possiamo andare avanti. Ecco cosa devi fare, infatti. Se alla fine della fiera tu ti vuoi ritrovare con le tue attività economiche che funzionano, bello, felice e sereno, e il tuo turista steso, sdraiato, che te l'hai portato a casa, il tuo cinghiato. Ci sono spiegato? Andiamo avanti, grazie. Quindi a questo punto io qui ho veramente concluso. Abbiamo visto quelli che possono essere i partner potenziali, vi ho portato quelli che sono dei testimonial che ci daranno una mano, e avete visto quelle che sono le energie che sono state messe in campo dagli amici della Proloco e dalle Corbarius, da quelle che sono le associazioni locali. Quindi a questo punto io non mi rivolgo più genericamente ai cittadini di Sasso Corvaro, ma mi rivolgo direttamente all'amministrazione di Sasso Corvaro. Quello che questi hanno fatto i vostri concittadini, io mi sono limitato semplicemente a raccontare, a narrare, è un'idea, un progetto. Quello che vi posso invitare a fare, perché poi quando alla fine ognuno fa quello che gli pare della vita sua, è di crederci davvero anche voi, perché ne potete trarre soltanto un grande vantaggio, nel senso che vi hanno fatto a livello di amministrazione, di quello che sono gli indirizzi, un lavoro che è il 110% di quello che sarebbe il lavoro che in questi settori poteva essere fatto, perché è stato fatto oltretutto non pensando a fini delle prossime elezioni o della prossima rielezione o del cosa dirà il notizio Caio Sempronio, cosa ne pensa l'opposizione. Questo è stato fatto con un fine importantissimo, vero, generoso. Parte innanzitutto da un metodo, che è quello dell'affetto, dell'amore per un territorio, non c'è nient'altro. E il fine è quello di poterlo continuare a vedere e di lasciare questo territorio intatto, più ricco, più pieno di risorse e con tutta la voglia di rimanerci a vivere anche per i vostri figli. Vi ringrazio. Adesso vedo che non ho detto già il lungo. Sta arrivando. Se avete qualche domanda o qualcosa, io sono qui per rispondere. Mi piaceva se il sindaco veniva a farci intanto un saluto. E gli chiedo di non fare il politico, no, ma quindi di essere diretto. Grazie. Cosa ne pensi? E innanzitutto volevo ringraziarti per le tue abilità, veramente la tua capacità espositiva, quindi riesci a catturare sempre la nostra attenzione. E il progetto è veramente molto interessante e voglio ringraziare la Proloco per aver portato avanti, tra virgolette, la nostra idea, anche perché mi sono confrontato spesso con la Proloco in questi 3 mesi, in questi 4 mesi, e insieme abbiamo capito che abbiamo le carte in regola, tutte le carte in regola per rilanciare il nostro territorio, per riportare qui i turisti, per portare qui gente, perché noi abbiamo un patrimonio artistico, abbiamo delle eccellenze, che sono quelle dell'artigianato, che sono quelle del gusto, pensando a tutto il turismo gastronomico, ma soprattutto l'arte, i capolavori dell'arte come questa rocca. E quindi penso, ecco, che questo progetto abbia toccato un po' tutti gli aspetti e le eccellenze del nostro territorio. E dobbiamo ripartire da qui. E nella crisi, purtroppo nella crisi, quindi sono state anche evidenziate delle criticità del nostro territorio. E il verde, l'abbandono, e quelle cose che nel tempo purtroppo la crisi ha evidenziato. E io non nascondo che non ci sono difficoltà ad amministrare, quindi a volte faccio vedere le mura abbandonate e il verde che avanza sul nostro patrimonio, però si ha anche l'impotenza. Noi stiamo lavorando, ecco, come amministrazione per promuovere il nostro territorio, per cercare risorse, per catturare quegli incentivi e quei fondi regionali ed europei per promuovere il nostro territorio in perfetta linea con quello che promuove la Proloco. Ecco, io credo fortemente in questi progetti e auspico in una collaborazione, una forte collaborazione tra amministrazione
Proloco e tutte le associazioni del nostro territorio, il Lima, Corvarius, tutti, perché, ripeto, abbiamo tutte le carte in regola per rilanciare il nostro territorio e per la prima volta crederci fino in fondo. È ora di iniziare a fare qualcosa. Grazie a tutti voi. Grazie ancora. Ah, io ovviamente l'unica cosa che posso dire è che su tutte le robe che farete, su di me contateci pure, se vi serve qualcuno che viene a fare un po' di chiacchiere, di presentare qualcosa, io mi metto a completa disposizione di quelli che sono gli amici della Proloco e dell'amministrazione di Sasso Corvallo, ve lo dico da subito. Adesso purtroppo Gianluca ci doveva raggiungere per fare un saluto, sta arrivando, non so dov'è. Se ne... Posso approfittare io? Assolutamente sì. Grazie, buonasera. Ne approfitto, visto che c'è tutta questa gente, e noi facciamo ogni due giovedì, facciamo degli eventi pubblici all'Arca qui a Mercatale. Chiaramente si parla di politica, si parla adesso, c'è un momento particolare per le unioni montane, vabbè, a prescindere da questo, tra l'altro parliamo anche di turismo, e magari se questo signore ci dasse un contributo, da vedere adesso quando, in una chiave diciamo di Montefeltro, cioè quello che dice lei, che è stato interessantissimo, perché lei è riuscita a farci vedere, voglio dire, in un paesino, perché anche se per noi Sasso Corvallo è la cittadina, no, dei nostri comuni, è comunque un paesino, no? Ma quante cose è riuscita a farci vedere, e sarebbe molto bello vedere questo anche in chiave allargata nei nostri territori. Magari in un'altra occasione potrebbe fare, magari se ci onora della sua presenza al Mercatale, vediamo quanto. Assolutamente sì, no, allora vi aspettiamo quindi anche questo giovedì. Grazie. Grazie a voi. Adesso sta arrivando Gianluca che sta facendo l'ultima rampa di scale, scapicollandosi. Solo aggiungere una cosa a quello che il sindaco ha detto. Ok le associazioni, ok il comune, ma secondo me è il momento in cui anche i privati, quelli direttamente interessati soprattutto a questo tipo di discorso, si facciano avanti. Cioè noi lavoriamo in maniera completamente volontariato, ci piace, il nostro territorio per noi è importante e faremo tutto quanto possibile nelle nostre forze per cercare di arrivare in fondo a quello che Aramatico ha detto questa sera. Però le nostre capacità sono poche, sono quelle che sono, soprattutto anche a livello economico. Quindi abbiamo bisogno di sentirci intorno anche la voglia da parte, in questo caso, degli albergatori, degli agriturismi, dei produttori locali, per cominciare a lavorare insieme, a fare anche noi atti insieme, a fare in modo di fare una promozione, perché qui abbiamo un turista che esce dalla Rocca e non sa dove andare a passare 10 minuti una volta uscito dalla Rocca, non sa dove andare a comprare i prodotti nostri di qualità, non sa dove andare a comprare quello che produciamo qui sul territorio e che potremmo produrre in maniera ulteriore. Quindi quello che chiedo è non solo la collaborazione delle associazioni, che si parla sempre di volontari, ma la collaborazione vera, concreta di quelli che sono sul nostro comune e che ci possono dare una mano. Grazie. Grazie Roberto. E adesso, come avevamo promesso, che poi la liaison è andata apposta, no? Parlare di enogastronomia e di eccellenze agroalimentari. Come avevo detto, c'è Gianluca Caras che è venuto a farci un saluto, che oltre a essere stato il protagonista magico della venuta di Vittorio Sgarbi nei nostri territori, perché bisogna essere sinceri, chi l'ha portato qui nelle Marche e da noi nel nostro territorio è stato Gianluca, insieme al gruppo di Verde d'Urbino, altrettanto è il presidente dell'Assa, un'attività che svolge da 5 anni con un'abilità straordinaria che ha portato l'ente a dei risultati eccellenti. Grazie Gianluca per aver presentato. Ciao, grazie. Scusate il ritardo, ma purtroppo le iniziative sono molteplici di questo periodo. Siamo reduci dalla presentazione del libro, della guida più che del libro, dei vini e degli oli delle Marche. Pensate, abbiamo censito 180 aziende nelle Marche, più di 470 etichette di vino, con 35 etichette di olio monovarietale. Pensate che produzione ha le Marche, che identità agroalimentare possiede questa grande regione, che è una regione al plurale. Pensate la molteplicità dei prodotti, partendo da Gabicce, arrivando fino a San Benedetto, passando per questo territorio a pettine che è l'Appennino, che dalla montagna arriva al mare. È una biodiversità agraria incredibile.
che insieme ai beni culturali, insieme al capitale umano, insieme ai paesaggi, insieme a questo territorio straordinario che è il Montefeltro, può rappresentare un unicum. Caro Andrea, qualche giorno fa Vittorio Sgarbi lanciò provocatoriamente diciamo così, una proposta, quella di far diventare, diciamo, il Montefeltro patrimonio dell'UNESCO insieme ad Urbino, e lanciare praticamente questo monito, questo messaggio. Urbino deve diventare un po' il luogo simbolo dove tutto il Montefeltro lo deve godere e ne deve gioire. Rispetto a che cosa? Rispetto a un sistema, e quindi turistico locale, che prenda praticamente il suo territorio come palcoscenico. Quindi, prima ho sentito l'ultima battuta di chi mi precedeva, dice: una volta vista la rocca, che cosa fa un turista quando arriva qui a Sasso Corvalo? Ma in giro per il resto del territorio, si ricollega a un percorso turistico che parte da Urbino, arriva a Sasso Corvalo, va a Carpegna, fa un percorso nell'entroterra, compra i prodotti tipici. Ad esempio, abbiamo fatto un incontro la settimana scorsa per creare un marchio qualità garantita dalle marche, il cosiddetto QM, non so quanti di voi ne hanno sentito parlare, per la lenticchia e il cece di San Sisto. C'è un'altra peculiarità di questo territorio, un altro prodotto tipico che può diventare certificato, perché oggi qual è il valore diciamo distintivo che tu puoi portare in un mercato rispetto a un prodotto? La certificazione. Dire che quel prodotto dal campo alla tavola è certificato da un'agenzia che è l'Assam Super Partners, che ti dice: bene, questo è disciplinare, rispetta queste regole, questo prodotto è un prodotto sano. Quindi attraverso questo percorso che viene certificato con il QM, questo prodotto potrà arrivare nei grandi supermercati, nella grande GDO delle Marche, ma anche, voglio dire, di tutta l'Italia, per arrivare così, partire dal territorio, produrre qui e vendere altrove. La novità qual è oggi? Vi voglio dare alcuni numeri, anche se l'ora è un po' tarda, ma per farvi capire. Oggi, sapete, il terzo marchio internazionale più conosciuto al mondo è il Made in Italy, dopo Visa e Coca-Cola. Mentre i primi due sono marchi privati, il terzo è un marchio pubblico, cioè di tutti. Sapete che quant'è la fetta di mercato che occupa oggi il Made in Italy in tutto il mondo? Il 4%. Vi rendete conto che c'è un altro 96% di mercato da andare ad occupare? Un altro dato che vi dico: il Verdicchio è il vino bianco più premiato in Italia, un vino marchigiano, si fa a Jesi e a Materica. Questo vino per la prima volta quest'anno ha superato la produzione, il consumo nel mercato internazionale, ha superato il consumo del prodotto interno lordo, cioè di quello che si consuma qui in Italia. Vi rendete conto che cosa vuol dire? Si produce nelle Marche, si produce qui a Sasso Corvalo, ma si vende a New York, si vende a Tokyo. Questo è il progetto che bisogna puntare. Bisogna vendere la nostra identità territoriale, che non è delocalizzabile. Mentre un'azienda che fa le cucine o che fa i mobili qui a Sasso Corvalo, se trova un vantaggio competitivo nel dumping ambientale, perché non ci sono regole per l'ambiente, oppure nel dumping lavorativo, giuslavoristico, ci sono meno restrizioni per quanto riguarda il lavoro, vado e disloco la mia azienda, voglio dire, che ne so, in Serbia, oppure bene, la porto, voglio dire, in India. L'identità territoriale no, l'identità territoriale è qui. Quindi questo percorso, ecco perché sì, con i prodotti tipici, perché un prodotto tipico è tipico di questa area, è tipico di questa zona, e questo è il nuovo modello. Ecco perché vi dicevo prima con Vittorio Sgarbi, io ringrazio Andrea che è stato così gentile e sensibile da coinvolgerci, innanzitutto porto anche i saluti del professore, che non mancherà di essere qui per la cosa dell'arte, dell'arte ha già accettato di essere qui come testimone, quindi sarà qui come testimonial e vi darà come dire questa dimensione. Io vi invito il 14 di dicembre alle ore 17 nel Teatro Zuccari di Sant'Angelo in Vado, dove Vittorio Sgarbi presenterà il suo libro, lo presenteremo insieme, per non parlare solo di opere d'arte che sono raffigurate in quel testo, ma anche per fare un discorso sullo sviluppo del territorio legato ai cosiddetti giacimenti naturali.
ambiente, paesaggio, agroalimentare, beni culturali e capitale umano. Di questo vorremmo discutere e vorremmo farlo insieme a voi. Quindi questa sera vi ho dato alcuni spunti interessanti sui quali riflettere. Io rimango a disposizione della Prologo, dei cittadini, per poter ragionare insieme a loro su progetti di questo tipo. Andrea lo sa, la disponibilità è totale, quindi se ci sono ancora delle domande sono disponibile Andrea a intervenire e quindi ragionare insieme a te. Però rimarco, non è questa una captatio benevolenza nei confronti del pubblico, ma è proprio una disponibilità a ragionare insieme a voi per lo sviluppo del territorio, lo sviluppo che però deve essere sostenibile. Grazie. Grazie a voi. Veramente è una brillanza straordinaria. Io ragazzi davvero vi ringrazio, direi che abbiamo finito perché non voglio approfittare della vostra pazienza, dopo diventa persecuzione, accanimento terapeutico, quindi basta così. Vi ringrazio di nuovo per la grande accoglienza che mi avete dato e per la grande calore con cui ho sentito avete accolto le modeste parole con cui ho cercato di spiegare e di aiutarci ad aiutarci. Vediamola così. Vi ringrazio di nuovo, di trovarvi.